Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi una volta all'anno. Quello di oggi sarà un video ricchissimo. Infatti riprendo un'idea dell'anno scorso per proporvi una guida ai migliori giochi Nintendo Switch aggiornata a dicembre 2022. Siamo a due passi dal Natale e tanti di voi staranno pensando se acquistare o meno la console. Magari l'avranno ricevuta in regalo, oppure semplicemente avete intenzione di aggiungere qualche titolo alla vostra collezione, ma non sapete da dove partire. Bene, perché questo video fa proprio al caso vostro e come, nella prima parte, passeremo in rassegna i migliori giochi di ogni categoria. Ma non voglio certo ripetermi, quindi è importantissimo recuperare il primo video oltre a questo, perché oggi vi consiglierò principalmente titoli usciti nel 2022 o giochi che per un motivo o per l'altro non ho trattato in precedenza. Il video ovviamente sarà lunghissimo, ma non abbiate paura perché sarà tutto organizzato in capitoli, quindi potete trovare con facilità il genere che più vi interessa. Qui in descrizione e sul gruppo Telegram trovate tutti i link per acquistare in versione fisica i giochi che citeremo nel corso del video. Acquistando da questi link non ci sarà alcuna spesa aggiuntiva, ma supporterete il canale. Quindi, in caso, grazie. Come al solito, voglio sapere nei commenti quali sono le vostre segnalazioni, magari qualche gioco che non sono riuscito a trattare, ma soprattutto se avete delle domande da farmi. I commenti li leggo tutti quanti, solo ci metto un po' di tempo a rispondere. Bene, prima di iniziare direi che è il caso di metterci in marcia subito verso la conquista non violenta di internet.poro e la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche e seguitemi su tutti gli altri socials. I link li trovate in descrizione. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Partiamo dalla categoria più in voga del momento, quella degli open world. Su Switch non c'è il GOTY 2022 Elden Ring, ma comunque la console si difende bene. Non starò qui a consigliarvi nuovamente Breath of the Wild, titolo che dovete tassativamente acquistare insieme alla console, ma tenete gli occhi aperti perché il prossimo maggio uscirà il suo seguito diretto, Tears of the Kingdom. Non sappiamo quasi nulla del gameplay, ma è altamente probabile che l'atteso seguito condividerà molto con l'originale Breath of the Wild, quindi aspettatevi un altro capolavoro. Quest'anno comunque c'è stata una vera e propria invasione degli open world, genere che non sempre rende al meglio su Switch, a causa delle sue limitate capacità tecniche e della pigrizia dei programmatori. Per dirvi, ad esempio, è stato ripubblicato Skyrim sotto la nuova etichetta della Anniversary Edition, ma questa riedizione ha portato molti problemi di prestazioni e bug prima assenti, che in parte sono stati risolti con una patch uscita a ottobre, ma fossi in voi guarderei verso altre piattaforme se volete avvicinarvi al titolo Bethesda. Stesso discorso vale per Sonic Frontiers, di cui trovate una lunghissima recensione qui sul canale. Frontiers rimane per me uno dei platform open world più interessanti degli ultimi anni. Peccato che su Switch sia traviato da una realizzazione tecnica a dir poco pessima. Ma quest'anno ci sono stati anche dei porting miracolosi. Mentre le altre piattaforme accoglievano Dying Light 2, su Switch è arrivato il porting del primo, una versione che nonostante gli ovvi compromessi grafici restituisce giustizia al parkour in prima persona immaginato da Techland anche in portabilità. Lo stesso discorso lo possiamo fare per No Man's Sky, che più che un open world è praticamente un open universe. Nel corso degli anni la creatura di Hello Games è diventata sconfinata tanto quanto promesso dalla campagna marketing iniziale e su Switch il gioco arriva nella sua interezza, salvo qualche compromesso a livello contenutistico. A parte l'assenza della modalità co-op, No Man's Sky su Switch non ha nulla da invidiare alle altre piattaforme e piano piano a son di patch stanno anche migliorando le prestazioni tecniche. Poi se non vi spaventa andare un po' indietro nel tempo, vi lascio altri due consigli. Su console ibrida ci sono tanti Assassin's Creed classici, ma bisogna scegliere bene. Evitate la Ezio Collection e Assassin's Creed 3 che sono stati ottimizzati male. Andate invece con la Rebel Collection che comprende Assassin's Creed 4 e Rogue. Sono due open world vecchio stampo pubblicati durante l'apice delle produzioni Ubisoft e in più molto spesso su eShop la collection si trova a prezzi stracciati. E poi, per tutti gli orfani di Elden Ring, date un'occhiata a Dragon's Dogma Dark Arisen. Siamo lontani dalla compiutezza della produzione From Software, ma questo classicone targato Capcom è un open world di stampo fantasy che si difende benissimo nonostante il passaggio degli anni. Sì, siamo tutti in trepidante attesa di Tears of the Kingdom, ma mentre inganniamo il tempo possiamo dare una chance a diversi Zelda-like e anche a qualche titolo proveniente dal passato. L'invito è quello, ancora una volta, di immergersi nel panorama degli indie, molto spesso disponibili solo in versione digitale. Qui troverete un nutrito assortimento di piccole
gemme come Eastward, It Will Do, Blossom Tales, ma assolutamente non lasciatevi sfuggire Tunic, la più grande lettera d'amore videoludica The Legend of Zelda che si sia mai vista in giro. Tunic è un titolo difficile e dispersivo che ricorda tantissimo l'esplorazione del capostipite della serie apparso su NES, ma non risulta mai derivativo o poco ispirato. Per me si tratta di uno dei migliori giochi dell'anno e dovreste provarlo assolutamente. Soprattutto i vecchi nostalgici apprezzeranno tantissimo la trovata del manuale di gioco, ma non vi dico altro. Per quanto riguarda però la saga originale, quest'anno non è arrivata la tanto agognata collection degli Zelda 3D, proprio come accaduto per la 3D All-Stars con Super Mario, ma intanto ve la butto lì. Se siete dei nuovi utenti, prendete in considerazione l'idea di abbonarvi al Nintendo Switch Online e al pacchetto aggiuntivo, perché così facendo avrete accesso a un catalogo retro praticamente sconfinato. La libreria Nintendo 64 è un valore aggiunto non da poco e in continuo aggiornamento. Qui troverete anche dei classici senza tempo, è proprio il caso di dirlo, come Ocarina of Time e Majora's Mask, e se non vi spaventa la mancata traduzione in italiano e una grafica datata, avrete veramente l'imbarazzo della scelta anche all'infuori della saga di Zelda. Ci sono ad esempio i vari Mario Party, Paper Mario, Banjo-Kazooie e tanti tanti altri. Senza contare poi il valore aggiunto dei DLC gratuiti con l'abbonamento attivo, che vi garantirà l'accesso ai percorsi aggiuntivi di Mario Kart 8 Deluxe, e per me al momento si tratta di un'offerta da non sottovalutare. Il prezzo base è circa di una quarantina d'euro l'anno, ma con gli account famiglia, se si trova qualcuno con cui dividere le spese, si arriva a risparmiare parecchio. Per quanto riguarda i platform, il 2022 non ha visto l'uscita di un nuovo titolo di Mario, un vero peccato. Ma questo non significa che il genere negli ultimi 12 mesi non abbia avuto i suoi rappresentanti degni di nota, anzi, doveroso partire quindi da Kirby e la Terra Perduta, il primo capitolo in tre dimensioni della mascotte rosa. Qui ci troviamo di fronte a un titolo spettacolare, semplice, colorato e divertente, non è certo un gioco rivoluzionario, ma è praticamente impossibile rimanere annoiati con la nuova avventura di Kirby. Sul canale trovate una recensione approfondita di questo platform, ma sappiate che lo straconsiglio a tutti i tipi di giocatori. Kirby e la Terra Perduta è la dimostrazione di come non sia necessario sfidare continuamente il giocatore con una difficoltà elevata per mantenerlo interessato dall'inizio alla fine. Nel primo video vi ho consigliato a Hat in Time come rappresentante dei collectathon in 3D e questa volta è il turno di Demon Turf, ma anche di Tinykin. Il primo ha uno stile pazzesco e propone un sistema di movimento che ricorda la libertà offerta dal moveset di Cappy in Mario Odyssey, mentre il secondo è un collectathon puro al 100%, dove però il gameplay viene contaminato dalle meccaniche viste in Pikmin. Le creature questa volta non saranno utilizzate a modi gestionali in tempo reale, quanto piuttosto come estensione delle proprie capacità di movimento e di interazione con l'ambiente circostante. Tinykin l'ho adorato su Steam e si tratta di un altro dei miei giochi dell'anno. E poi vi lascio un ultimo consiglio indie, anche se non è proprio un platform come ve lo aspettate. Avete mai sentito parlare di Neon White? Senza scendere nella follia narrativa di questo titolo, immaginatevi un platform in prima persona dove ogni livello è una micro speedrun che richiede al giocatore di migliorare il proprio tempo di attraversamento. Per dirvi, Neon White è in grado di regalare una sensazione di frenesia e adrenalina che un Sonic Frontiers purtroppo si sogna. Se vogliamo andare invece verso dei classiconi, gli scorsi mesi sono uscite due importanti remaster. Da una parte abbiamo Pac-Man World Repack e dall'altra la Klonoa Fantasy Reverie Series. Il primo lo consiglio solo agli stra appassionati del genere dei platform in 3D e a chi può essere investito da un fattore nostalgico nei confronti di questa serie nata su PS1. Purtroppo il passaggio del tempo si sente parecchio su Pac-Man World e la sua struttura a livelli non è invecchiata nel migliore dei modi. Discorso opposto invece per Klonoa, che è una collection dei primi due episodi che sono stati rimasterizzati prendendo come punto di partenza il remake del primo episodio apparso su Wii. Beh, questi platform in 2.5D conservano ancora oggi un fascino eccezionale e sapranno tenervi incollati allo schermo dall'inizio alla fine nonostante la semplicità del gameplay. In particolare il secondo episodio presenta una storia dalle tinte nostalgiche e malinconiche che proprio non mi sarei mai aspettato di trovare in un prodotto che pensavo fosse semplicemente per bambini. E infine dai, me lo avete giustamente scritto nei commenti al video precedente e ora io
lo segnalo. Se siete in astinenza di Super Mario in 2D, recuperate Super Mario Maker 2, anche se l'aspetto della creazione dei livelli non vi interessa più di tanto. Non solo c'è una modalità storia pensata per il single player, dove potete mettervi alla prova con dei livelli pensati dagli sviluppatori, ma inoltre avrete accesso a un catalogo sterminato di creazioni degli utenti, degli stage graziati da una difficoltà che varia dal bastardissimo all'impossibile. Preparatevi a spaccare più di un controller. Finalmente lo scorso ottobre siamo riusciti a mettere le mani su Bayonetta 3 e, colpo di scena, il prossimo marzo giocheremo addirittura a uno spin-off. E nell'attesa ci sono tanti altri beat'em up in tre dimensioni con cui passare il tempo. Dai, rimaniamo in casa Platinum Games. È uscito da un po', ma Astral Chain è forse una delle esclusive più sottovalutate per Nintendo Switch. È vero, sì, ci sono tanti elementi di gameplay che sono stati riproposti nell'ultimo Bayonetta, e c'è anche un cameo di un personaggio, ma Astral Chain rimane un'esperienza ben distinta rispetto alle avventure di Bayo. Quel gameplay action tipico delle produzioni Platinum Games si alterna a delle fasi investigative molto più rilassate e l'estetica sposa i canoni dell'anime cyberpunk con il character design inconfondibile di Masakatsu Katsura. Il risultato è un mix letale e inconfondibile, straconsigliato. E se avete ancora fame di produzioni firmate dallo studio di Hideki Kamiya, evitate il non proprio convincente porting di Wonderful 101 e investite i vostri risparmi su Nier Automata End of the Year Edition. Non solo si tratta di uno dei videogiochi più importanti degli ultimi 10 anni, ma la creatura di Yoko Taro è arrivata in una versione ottimizzata da Dio su Nintendo Switch. Sulle pagine di EveryEye trovate una mia breve analisi tecnica su questo porting, ma se non lo avete mai giocato, prendete Nier Automata su Switch a occhi chiusi. Ultimamente questa versione è anche in sconto ed è arrivata a costare intorno ai 30 euro, praticamente regalata. Se non vi scoccia poi acquistare in digitale, ho altri consigli da darvi. Potete ad esempio recuperare i primi due Bayonetta, purtroppo le versioni fisiche non sono così semplici da trovare a un prezzo umano, e anche la collection dei Devil May Cry. Il terzo episodio rimane uno dei migliori esponenti del genere. Poi, in versione fisica, c'è anche Sifu, titolo che ha fatto molto discutere di sé nel 2022. Il gameplay rimane invariato rispetto alle altre versioni, però questo ve lo consiglio con qualche riserva. Il porting su Switch è funzionale e funzionante, ma si sarebbe potuto fare decisamente di meglio. Io l'ho provato al day one e purtroppo c'erano alcuni difetti molto fastidiosi, come cali di framerate e stuttering infrangenti che non compromettevano il gameplay, ma che comunque avevano il loro peso. Magari è uscita una qualche patch correttiva, ma questo al momento non posso assicurarvelo. E in quest'anno anche il genere dei beat'em up in due dimensioni è tornato alla ribalta, grazie al nostalgico, ma mai derivativo, Shredder's Revenge, un acquisto straconsigliato se ripensate con grande malinconia al periodo d'oro degli arcade negli anni 90. C'è anche la Kawabunga Collection se volete scavare nella storia delle tartarughe ninja, e poi su Switch potete proseguire con Streets of Rage 4, Scott Pilgrim vs. The World, Castle Crashers e la massiccia Capcom Beat'em Up Collection. C'è veramente l'imbarazzo della scelta. E molti di questi titoli sono divertentissimi anche in multiplayer, un settore in cui Switch eccelle, soprattutto per quanto riguarda la co-op in locale. Il GOTY 2021 è arrivato con un po' di ritardo su console ibrida, ma come si dice, meglio poro che mai. It Takes Two è la celebrazione del giocare insieme, un titolo che fa della cooperativa il suo punto di forza, proponendo dall'inizio alla fine soluzioni geniali e sempre variegate sul tema del multiplayer. E poi si può anche giocare online con un amico con una sola copia di gioco, magari tutti i publisher proponessero questa formula. Il terzo capitolo di Splatoon è stato accolto come il migliore della serie e siamo in un momento perfetto per entrare a giocare in questo shooter competitivo. Il titolo sta vendendo uno sfracello e i giocatori online popolano le lobby a qualsiasi ora. E in più Nintendo è bella attiva con il supporto al gioco e a cadenza regolare vengono proposti aggiornamenti, eventi a tema e Splatfest. Lo stesso si può dire di Monster Hunter Rise, altro titolo fenomenale partorito da Capcom, che con la sua espansione Sunbreak continua ad attirare l'attenzione dei giocatori. Rise arriverà presto su tutte le altre piattaforme, compreso il Game Pass, ma per ora, almeno fino alla prima metà del 2023, Sunbreak rimarrà un'esclusiva Switch. E poi c'è lui, il titolo immortale per eccellenza, nonché il gioco più venduto in assoluto su Nintendo Switch. Mario Kart 8 Deluxe. E rispetto al video precedente c'è una corposa novità, il pass per corsi aggiuntivi. Questo DLC a pagamento è una sorta di season pass che aggiunge un totale di 48 nuove piste e per ora sono uscite solo le prime 3 ondate. Ci sono ancora 24 tracciati che verranno pubblicati nel corso del 2023. E poi con l'ultimo aggiornamento sono stati introdotti anche dei pesanti ribilanciamenti e un'opzione inedita per gestire gli oggetti durante le corse.
Insomma, Mario Kart è vivo e vegeto, nonostante siano passati 8 anni dalla sua prima pubblicazione su Wii U. Ne approfitto per ricordarvi che il Booster Pack è presente anche all'interno dell'abbonamento pacchetto aggiuntivo dell'NSO, che ha tanto da dire anche sul multiplayer online. Certo, l'esperienza non è delle migliori in assoluto, ma se riuscite a organizzarvi con degli amici potrete rivivere tutta l'era del Nintendo 64 con l'aggiunta dell'online, e questo include anche pietre miliari come i primi tre Mario Party e molto presto anche GoldenEye. Per quanto riguarda gli sportivi invece, non è che la situazione sia cambiata rispetto all'anno scorso. FIFA continua a fare schifo, mentre Nintendo non è che abbia tirato fuori i titoli migliori del momento, ecco. Sì, anche quest'anno EA ha proposto una Legacy Edition del suo calcistico, e quindi FIFA 23 è uguale a FIFA 22, che era uguale a FIFA 21, e via dicendo. Però Nintendo ha pubblicato Mario Strikers, ce l'abbiamo il gioco di calcio. Vero, ma Battle League ve lo consiglio solo a metà. Si tratta di un arcade vecchio stampo molto divertente, perfetto per le partite locali con altri giocatori al proprio fianco. Purtroppo però a livello contenutistico proprio non ci siamo. Il single player è praticamente non pervenuto e le modalità online sono una manciata e tutte estremamente limitate. È vero, Nintendo sta continuando ad aggiornare il titolo con nuovi personaggi e qualche modalità secondaria, ma se cercate un qualcosa che possa tenervi ancorati per lungo tempo, purtroppo Mario Strikers Battle League non fa il caso vostro. E purtroppo lo stesso discorso vale anche per Switch Sports. Anzi, la situazione è pure peggiore. Trovate una mia corposa recensione del titolo qui sul canale, ma ve lo riassumo in poche parole. Switch Sports è solo l'ombra di quello che era Wii Sports, che poi era pure un titolo regalato insieme alla console. Questo invece va comprato a parte. Per carità, è ancora una serie perfetta per le partite in famiglia e magari per le vacanze natalizie, ma vi assicuro che l'effetto novità si esaurisce molto presto e già verso i primi di gennaio starete pensando ad altro. Quindi per i calcistici c'è il vuoto totale, ma per i giochi di corse siamo già messi leggermente meglio, e alla lista dell'anno scorso vi aggiungo Cruisin' Blast, una bella esclusiva che ricalca il gameplay arcade di fine anni 90 in un titolo esplosivo e completamente fuori di testa. L'anno scorso abbiamo parlato dei migliori GTA su Switch, e non è che la situazione sia cambiata più di tanto. La Trilogy Collection ha ricevuto degli aggiornamenti, siamo arrivati alla versione 1.0.7, ma nonostante ci siano stati dei significativi miglioramenti nella stabilità generale di tutti e tre i giochi, siamo ancora lontani dal poter definire la Definitive Edition un acquisto consigliato. Allora sfruttiamo questa sezione per parlare di un altro genere, quello degli horror su Switch. Su Switch abbiamo ormai tutta la saga di Resident Evil, compresi i due Revelation, la Collection degli Origins e i porting del 4, del 5 e del 6. Evitate però come la peste i titoli più recenti, ovvero il 7, l'8 e il remake del 2 e del 3, perché si tratta di titoli in cloud. In generale, tutti i giochi presenti come versioni in cloud io li sconsiglio fortemente su Switch. Lo stesso vale ad esempio per la saga di Kingdom Hearts. Potete comunque scaricare sempre le demo client di questi titoli per capire come girano sulla vostra connessione. Tolti i due classiconi come Alien Isolation e il primo Remastered, vi segnalo due gemme indie uscite quest'anno. La prima è Tormented Souls, che si rifà proprio ai survival horror a telecamera fissa dei primi anni 2000 e potrebbe tranquillamente essere un titolo uscito su PlayStation 2. Ci sono i puzzle ambientali, le risorse sono limitate e nessun tipo di autosave. E poi Signalis è un'altra esperienza 100% old school, che però esteticamente si rifà ai motori grafici dell'era PlayStation 1. Questo è un titolo molto più sperimentale e moderno, seppur fortemente ancorato alla tradizione. Se siete appassionati del genere, non potete lasciarvelo sfuggire. Ci avviciniamo alla conclusione di questo video mastodontico e ci rimangono a trattare i giochi di stampo Pokémon e i JRPG a tutto tondo. Il mondo Pokémon ne ha accolte di novità quest'anno, solo che non proprio tutte hanno saputo entusiasmare. Vale sempre il discorso fatto a dicembre 2021, però aggiungiamo ovviamente Leggende Pokémon Arceus, il primo tentativo da parte di Game Freak di approcciarsi al concetto di open world e forse l'unico che possiamo definire un successo fino ad ora. Anche di questo trovate la mia recensione sul canale. Sì, è un titolo strapieno di difetti, ma ha un cuore pulsante che saprà rapirvi. Purtroppo non si può dire lo stesso di Scarlatto e Violetto. La nona generazione di Pokémon presenta così tanti problemi tecnici che è difficile consigliare gli ultimi titoli. Nell'attesa che arrivi una patch correttiva da parte di Nintendo, il prossimo anno fossi in voi ingannerei l'attesa con altro. Ci sono infatti produzioni minori del calibro di Coromon e Temtem
che potrebbero soddisfare la vostra voglia di collezionare mostriciattoli tascabili. Quest'anno è uscito anche Digimon Survive, ma non si tratta di un monster collecting game, quanto piuttosto di una visual novel a cui si affiancano sezioni da strategico a turni. Quindi parliamo del genere che nel 2022 è letteralmente esploso su Nintendo Switch, quello dei giochi di ruolo di stampo giapponese. Già nel precedente video questa sezione era ricchissima, ma quest'anno veramente non so da dove iniziare. Partiamo forse dal titolo più importante dell'anno, che ha ricevuto anche una nomination come GOTY ai The Game Awards 2022. Xenoblade Chronicles 3 è un'opera mastodontica, immensa e cinematografica, un terzo capitolo che perfeziona ed espande il combat system del secondo episodio e torna a una narrazione più vicina allo stile di Xeno 1. Il risultato è l'ennesimo centropieno da parte di Monolith Soft, un capolavoro da avere assolutamente in collezione. Con qualche anno di ritardo è arrivato anche Persona 5 su Switch nella sua versione Royal, un altro titolo gigantesco che vi porterà via un centinaio di ore per essere completato a dovere. E non dimentichiamoci che l'anno prossimo usciranno anche Persona 3 Portable e Persona 4 Golden, anche se solo in versione digitale. E come non citare uno dei seguiti migliori dell'anno, ovvero Sparks of Hope. Mario Rabbids torna in una veste nuova ma al contempo estremamente familiare, e la fatica di Ubisoft Milano, capitanata dal team di Davide Soliani, avvicina ancora di più al terreno dei platform lo strategico che inizialmente prendeva ispirazione da XCOM. E se Kingdom Battle era una sorta di riscrittura di quello che poteva essere l'impianto di Super Mario 3D World, beh, Sparks of Hope è l'odissea degli strategici. Un altro acquisto che vi stra consiglio a occhi chiusi, divertente e impegnativo, il giusto lungo tutta la sua durata. Poi è stato anche l'anno di Square Enix, che ha sfornato una quantità imbarazzante di titoli. Abbiamo Triangle Strategy, che riprende lo stile grafico dell'HD 2D popolarizzato da Octopath Traveler, il cui seguito uscirà il prossimo anno. La proposizione è sempre nello stesso stile di Live Alive, in un remake che per la prima volta ha fatto conoscere questo particolare esperimento ruolistico al pubblico occidentale. C'è poi Crisis Core Reunion, in uscita oggi, un tassello fondamentale per godersi appieno la reimmaginazione di Final Fantasy VII, presente però solo su altre console, e anche la rinascita di Tactics Ogre in una remaster di un remake che ha convinto tutti, sia critica che pubblico. Già solo questi nomi potrebbero portarvi via un anno intero di nerdate, ma poi possiamo andare a pescare anche nomi più particolari o i porting non proprio riuscitissimi. Ed ecco che compaiono Diofil Chronicles, Chrono Cross Radical Dreamers Edition, Eiyuden Chronicles, Legend of Heroes e via dicendo. Insomma, Switch è la console da avere se volete giocare a tanti JRPG. Il fattore portabilità e le partite mordi e fuggi sono un plus da non sottovalutare assolutamente quando poi si decide di affrontare titoli così impegnativi per quanto riguarda il conteggio delle ore totali. Però io mi fermo qui perché altrimenti diventa un documentario e non una guida agli acquisti. Spero che questo listone vi sia tornato utile in qualche modo e vi aspetto nei commenti per leggere quali sono i vostri consigli e anche per leggere le vostre domande in merito. E se siete dei nuovi utenti Switch e siete capitati qua quasi per caso, beh, benvenuti, avete tantissimi giochi da recuperare ma altrettanti video da guardare qua sul canale. Non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Voi, mi raccomando, fate i bravi, riposatevi dormendo sonni tranquilli, ma soprattutto, nerdate duro. Io sono il Poro 2022, Michele Switch, ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! Ah, oddio. Ah.